per niente, perché se è il signore che avete in studio, che non ho il piacere di conoscere, è il consigliere, uno dei consiglieri economici di Palazzo Chigi. Sì, quindi non è stato eletto anche lui come Renzi alla presidenza del Consiglio, è solo un tecnico. Io sono abbastanza impressionato di come loro scrivono i provvedimenti, perché se il problema è questo, ammettete l'errore, cancellate, come chiede il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, quel comma, e il problema si risolve. L'errore è che voi continuate a fare la guerra dei poveri, continuate con i vostri consigli a prendervela con i più deboli. Lega, vabbè che in campagna elettorale non lega, lei impari a scrivere le leggi e non inganni gli italiani, non inganni gli italiani. Aspetta, non basta essere un consigliere. Sospenda la campagna elettorale a Torino. Lei non la smette con la campagna elettorale. Lega. Siete in campagna elettorale da 2 anni. Su, smettetela, lega, non fate lega. Altro. È un paese in perenne campagna elettorale. Appunto, quindi, come si, lo so, però sa, c'è chi è stato eletto e chi no. Lei è stato eletto, Eraudo? Lei è stato eletto, Eraudo? Sì, io Dove? Sì. A differenza sua, sì, a Dove? Torino, nella mia città. È stato con eletto. Il partito, guardi, in alleanza col Partito Democratico, che non prevedeva né di tagliare le pensioni di reversibilità né di cancellare l'articolo 18. Ecco, veniamo a questo punto, dicono che non è previsto voi. Questo. Ma lo tolgano? Tolgano cosa, la razionalizzazione. Cerchiamo di capire cosa. Voi cosa chiedete togliete di togliere? Ciò che vi chiede il Presidente della Commissione. Me lo ripete? Me lo ripete, Eraudo? Me lo ripete? Il comma... No, me lo ripete, Eraudo, per favore. No, guardi, guardi, l'esame cosa li faccio ai suoi studenti in università. Mi dica torni cosa ad devo togliere. Studi un po' di più. Eraudo, mi dica studi cosa un po' di più. Mi dica cosa studi devo togliere. Più. Allora, intervengo comma io, Eraudo, l'articolo facciamo uno, capire Eraudo. Anche a casa. Su, mamma mia. Facciamo capire anche a casa. Quello che lei dice è che bisognerebbe togliere, come ritiene Damiano, questa parolina, questo concetto. Beh, sulla... Se il governo pensa di aver generato un equivoco, no. O se il governo pensa di essere stato mal interpretato, o se, come penso io, ha scritto, come altre volte, nei frammenti di legge, un po' per incompetenza, un po' per supponenza, come dimostra anche il signore che avete in studio, per capirci, ha commesso un errore, lo cancella e risolve il problema. Senta, Eraudo, lei mi scusi, perché cerchiamo di capire, al di là delle polemiche, di chi fa l'insegnante, chi fa il professore, questo ce ne stanno tanti. Allora, la frase alla quale lei si riferisce è questa, aperte le virgolette, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, chiuse le virgolette. Questa è la parola previdenziale che fa scattare. Beh, tutto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi ci sarebbe anche da discutere sull'intervento sulla povertà, per capirci. Ci sarebbe da discutere, visto che hanno fatto molto meno di quello che gli era stato chiesto, per esempio dall'associazione e dall'alleanza contro la povertà. Quindi siamo a un intervento ridotto e, come sempre, si cerca negli anfratti di dare delle risposte parziali, solo che si fa una guerra di poveri, per intervenire sulla povertà si taglia un Però pezzo di reversibilità. Però io le faccio un'altra domanda, allora.